L'agito al governo ne fa una questione di metodo e ne fa una questione di sostanza. No, è l'unico che fa le proposte. Grazie. È l'unico che fa le proposte, bene. La questione di metodo non sono le 7 di sera, la questione di metodo sono una capigruppo in cui non si decide un orario e una giornata che abbia come scopo, e questo è lo scopo del capigruppo, Presidente, come scopo quello di permettere a tutti i gruppi consigliari di essere presenti. Io non ero presente, alla capigruppo mi è stato riferito che le è stato chiesto, ma questa è un'imposizione della maggioranza? Testuali parole sue, sì, questa è un'imposizione della maggioranza. Allora, quando si fanno delle giornate, un giorno e un'ora che è deciso esclusivamente a causa dei problemi della maggioranza, può essere mezzanotte, possono essere le 5 di pomeriggio, è sbagliato il metodo, non sono sbagliate le 7 di sera, è ottimo le 7 di sera, bellissimo orario, se alla capigruppo, i capigruppo si sono messi d'accordo per quell'orario. Il problema, che è di metodo e di sostanza, è che i vostri problemi interni di maggioranza li state caricando su tutto il Consiglio. Nel momento in cui voi non riuscite ad assicurare la presenza dei vostri consiglieri, voi vi siete messi a fare delle forzature che adesso stanno arrivando al dunque. La forzatura non è quella di consigliere Stirpe adattare lo statuto all'assenza del direttore eccetera eccetera o del Coreco. No, non è quello che a voi preme, a voi preme l'unica cosa, quella di togliere una norma che vi impedisce per vostre questioni interne. Però di questi il metodo è quello di cambiare uno statuto ed è questo che non va bene, ma su quale mi trova d'accordo la consigliere Strategia. No, non è sull'argomento, perché io non voglio parlare dello statuto, io voglio parlare di una maggioranza che per risolvere i suoi problemi arriva al punto di proporre un cambiamento dello statuto. Questo è gravissimo, perché lo statuto non serve per risolvere problemi di maggioranza, serve per avere un qualche cosa di condiviso tra tutti i cittadini per far funzionare quelli che sono gli organi, consiglio, giunta, eccetera, dei cittadini. Ora, qui che cosa stiamo facendo? Stiamo essenzialmente celebrando una pratica vecchia come cucco in politica, che è quella di cambiare le regole perché voi avete dei problemi. I cittadini sono stufi di avere delle regole che sono cambiate, guardate legge elettorale, guardate qualsiasi cosa, i cittadini non ne possono più di questa cosa. Allora, se voi volete cambiare le regole secondo, beh, insomma, è tanto demagogico lei, consigliere Rocci, mi permetto di avere... Sto dicendo ma non è che sono demagogico, sto dicendo delle verità che possono anche far male. È indubbio, e la sincerità della consigliera Stirpe in questo è stata illuminante, che voi avete delle difficoltà di maggioranza. Trovo impossibile avere come soluzione la via del cambiamento delle regole e dello statuto. Inoltre, l'ultimo punto è il GUP. Voglio dire, abbiamo fatto due commissioni senza avere a disposizione assessori e dirigenti. Certo, uno potrebbe avere la possibilità di emendare, ma il GUP è uno strumento che serve per la programmazione fatta dalla Giunta e di conseguenza, se non c'è un contatto con gli assessori, di che cosa stiamo parlando? Qui mancano tre assessori, sarà l'orario, non lo so. Vogliamo fare una capigruppo in cui almeno oltre alla maggioranza? Sono assessori del PD, probabilmente condividono con loro il fatto che alle 9 deve andare a casa. Sono contento che questo possa essere verbalizzato. Anche perché uno degli assessori è stato da lei suggerito, quindi io sono per le larghe intese. Allora, per tutte queste ragioni, anche la città del governo abbandona. Si faccia solamente io per quanto riguarda in conferenza di gruppo, non ho detto in posizione, non è una parola che viene da me, ma in nessuna sfera sociale, tantomeno in quella politica, l'imposizione per me non esiste. E sicuramente invece è stata una sintesi per me, e le sintesi sono finalizzate a poter tenere un consiglio comunale.
la sintesi dovrebbe venire dalla maggioranza opposizione, ma la sintesi avviene nel momento in cui si può ottenere ciò che si deve fare, cioè un consiglio comunale. Il consiglio comunale bisogna avere un numero minimo legale e per poterlo tenere, appunto, abbiamo deciso di svilupparlo già da tre consigli, ne eravate coscienti, tutta quanta la maggioranza ne era cosciente perché si è parlato più volte e si era detto anche che andava bene, e la stessa minoranza più volte ha detto che era assurdo quanto riportato nello statuto e nel regolamento, che andavano anche in contraddizione tra di loro, e spesso nelle precedenti amministrazioni si agiva sulla base del regolamento e non dello statuto per il numero legale, quindi probabilmente anche in modo illegittimo, perché ci sono... C'è contraddizione nel numero legale? Come? Assolutamente sì, tra regolamento e statuto c'è una contraddizione in termini numerici di un'unità. Quindi è normale che proprio per questo c'è la necessità, oltre che di adeguare normativamente, anche di adeguare. Comunque, arrivederci consigliere Mauri, andiamo appunto al ordine del giorno che ha modifiche di integrazione allo statuto comunale. Non per lei. Se c'è da fare le dichiarazioni di voto, altrimenti conta votazione. No, spieghiamo un attimo. Prego, chi deve fare l'intervento, prego consigliere Rossi. Lo facciamo perché noi rispettiamo, potremmo tranquillamente decidere in questo momento di votare e tra un minuto andare fuori da quest'aula, ma noi abbiamo rispetto per i cittadini e per il luogo dove siamo, quindi faremo una discussione come se dall'altra parte ci fosse la minoranza. Spero che vediate, questa è l'immagine, cari cittadini, del nostro consiglio comunale, questa è l'immagine che dovete tenere nei vostri occhi e spero nelle vostre fotografie dei vari blogger, spero che si facciano foto, articoli, gli stessi che sono stati fatti quando è stata la maggioranza a non poter garantire per una sola volta in un anno e mezzo il numero legale. Mi auguro che ci sia l'onestà intellettuale di fare quello che è stato fatto contro di noi nei confronti di una minoranza che oggi lascia le sedie vuote quando si sta parlando di statuto e di regolamento. Mi auguro che ci sia l'onestà intellettuale, visto che ci sono anche esponenti della stampa locale presenti, mi auguro che ci sia questa onestà intellettuale. Detto ciò, vediamo la vergognosa bozza che presenta la maggioranza che andrà a eliminare la democrazia in questo comune. Attenzione, leggetela bene, perché pensate, vi do un'informazione, tutte le modifiche che facciamo che vanno contro la legge non sarebbero assolutamente valide, e quindi questo magari lo spieghiamo un giorno a Scardecchia, un corso accelerato, ce ne vorrebbero anche più di uno di amministrazione, vi spiegheremo un giorno che il comune non ha la possibilità di modificare e stravolgere lo statuto andando al di là di quelle regole che sono contenute in una legge che si chiama TUE, il testo unico degli enti locali. Quindi tutto ciò che noi proponiamo è per forza coerente con il legislatore nazionale, perché se non lo fosse sarebbe automaticamente inapplicabile e quindi voteremo una cosa che non entra neanche in vigore. Detto ciò, cosa stiamo facendo su questo statuto? Sullo statuto non ci sono modifiche di tipo politico, cioè modifiche dove ci sono delle discrezionalità. Lo statuto lo abbiamo semplicemente adeguato, e tanto altro bisognerà fare in seguito, alla legge, perché c'erano degli elementi all'interno dello statuto che non erano più legali e quindi di fatto già non operativi, e quindi abbiamo fatto un'opera di risistemazione del testo rispetto a quelle che sono le nuove normative. Lo statuto comunale di Grottaferrata disciplinava nel dettaglio degli elementi che non deve disciplinare lo statuto, perché lo statuto è una carta che inevitabilmente cosa fa? Traccia, come dire, le linee generali di funzionamento, neanche di funzionamento, le linee generali, i principi generali del comune, non solo del consiglio comunale, e per usare una metafora, lo statuto è come una cornice, il regolamento è la tinta del quadro. Quindi è evidente che uno statuto che arriva come era prima, come è ancora adesso, arriva a disciplinare i numeri legali, come si consegna la convocazione del consiglio, come si elegge il presidente del consiglio, è uno statuto che non va bene, perché lo statuto deve elencare solamente degli elementi di massima, demandando al regolamento del consiglio comunale tutti gli aspetti specifici di come si svolgono i lavori del consiglio comunale, posto che il regolamento di consiglio comunale non può andare mai oltre i limiti imposti dal legislatore, quindi non ci sono rischi da questo punto di vista. Quindi, per essere chiari, sull'articolo 27 si demanda
al regolamento di consiglio comunale le metodologie di convocazione, mentre prima erano espresse dallo statuto. Era espresso dallo statuto un modo di convocazione a carico, per cui i consiglieri comunali venivano addirittura, questo è bene che i cittadini lo sappiano, un messo comunale doveva uscire dalla sede comunale, andare nella abitazione dei consiglieri comunali e consegnare personalmente l'avviso di notificazione. Questa è la vergogna che ritiene il Movimento 5 Stelle, che parla tanto di riduzione degli sprechi, e questa è la vergogna dire che da oggi si devono mandare per PEC le convocazioni di consiglio comunale invece che mandare un nostro dipendente comunale fuori con la macchina e andare a presentare la notificazione. Questa è la prima vergogna, la prima. Seconda vergogna, articolo 28, eliminiamo i riferimenti ai numeri legali e diciamo semplicemente che deve essere il regolamento di consiglio comunale a disciplinare i numeri legali. Quarta vergogna, diciamo che non deve essere il regolamento di consiglio, non deve essere lo statuto a disciplinare come si legge il presidente del consiglio comunale, ma deve essere il regolamento, è evidente, se c'è un regolamento il consiglio comunale è il regolamento che deve disciplinare come si legge la massima autorità del consiglio comunale, posto che anche su questo non possiamo inventarci nulla di diverso da quello che dice la legge. Quinta vergogna, pensate, ci siamo permessi di adeguare il numero di assessori, e quindi prima era disciplinato 7 assessori, la legge nazionale ne prevede 5, che vergognosamente abbiamo detto che invece di essere riportato il numero di 7 deve essere riportato il numero di 5, un attentato alla democrazia di cui saremo tutti quanti complici. Articolo 50, un'altra vergogna, stiamo dicendo che la giunta si deve dotare di un regolamento di attuazione, perché ad oggi la giunta non aveva un regolamento di attuazione, c'era uno statuto, c'era un regolamento del consiglio comunale, ma non c'era un regolamento della giunta. Lo statuto adesso dirà, giunta, ti devi fare un regolamento interno di funzionamento. Poi, altra vergogna, abbiamo eliminato ben 1, 2, 3, 4, 5 articoli, perché tutti non più regolari e tutti non più utilizzabili, perché la legge ha eliminato gli organismi che citano questi articoli. Pensate che vergogna. E poi l'ultima vergogna, è una vergogna di cui io mi pentirò e mi per tutta la vita. Pensate, abbiamo inserito nell'articolo 5,8 la possibilità per il comune di costituirsi parte civile non solo quando le vittime sono le donne, vittime di violenza, ma anche quando le vittime sono i minorenni e i portatori di handicap. Quindi adesso Maurizio Scardecchia ci spiegherà perché è vergognoso consentire al comune di costituirsi parte civile quando le parti offese sono portatori di handicap, visto anche il noto caso dell'Eugenio Libra. Adesso Maurizio Scardecchia ci spiegherà perché queste sono modifiche vergognose. Quello che è vergognoso è la disinformazione che fa Maurizio Scardecchia, ma purtroppo non ha neanche le capacità oratorie di farsi credere. Grazie.